Attenzione, attenzione! Squaletto ci fa un trucco di magia! Che bello! Vediamo, dai! Ah, ok, dobbiamo pensare a un cibo goloso. Pensato! Ci ho pensato! Ma è un barattolo! Ah, devo guardare il gusto? Ah, biscotto alla crema! È quello che avevo pensato! Ciao amici! Io avevo pensato a uno yogurt fresco e cremoso. Ed ecco qui le proteine in polvere al gusto yogurt e frutti di bosco. Grazie Squaletto, oppure dovrei dire grazie Foodspring che ha inventato queste delizie, sponsorizza il video di oggi e offre uno sconto del 15% a tutti voi amici. Info alla fine del video. Vabbè, ora che sappiamo di questi nuovi gusti, il video è finito, ciao! Ma cosa dici? È appena iniziato! Oggi vediamo come usare le proteine per accontentare il gusto e la salute, evitando di farci tentare da snack peccaminosi fuori orario che rovinano la linea e la digestione. Intanto, se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace, tanti nuovi video. Lo sapevate infatti che sono gli snack sbagliati, fuori orario, la causa principale di mal di testa, gonfiore addominale e grasso ostinato su pancia, fianchi e cosce? Ma sei sicura? E anche della cellulite! Lo posso dire con certezza perché ho 30 anni di professione alle spalle come naturopata e ho aiutato centinaia, forse migliaia di persone a stare meglio eliminando questa brutta abitudine. E voi? Vi capita di fare questo errore? Facciamo un test. Dopo colazione, chi fa uno spuntino prima di pranzo alzi la mano e poi risponda nel sondaggio qui in alto. Contano anche gli snack nel cassetto della scrivania, quelli che mangiamo senza accorgercene fino a quando il sacchetto non è finito. E dopo pranzo, chi fa uno o più spuntini prima di cena alzi la mano e poi lo scriva nel sondaggio. Se avete risposto sì ad almeno una di queste domande, siete a rischio grasso addominale e gonfiore della pancia. Ma se non faccio lo spuntino muoio di fame! I problemi sono due, la colazione e il tipo di spuntino. La colazione deve essere nutriente e meglio se proteica, lo sostiene uno studio pubblicato sulla rivista Obesity. Per fare una colazione proteica, sana e golosa possiamo aggiungere le proteine Foodspring al latte vegetale, shakerare tutto e abbinare con il muesli, il pane, i fiocchi, le fette biscottate, i nostri cereali. Chi non fa colazione almeno si beva un po' di proteine per mettere qualcosa di sostanzioso nello stomaco. Prima di vedere il problema numero 2, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. E poi abbonatevi per sostenere il mio lavoro di divulgazione e per accedere a contenuti esclusivi solo per voi con meno di 5 euro al mese. Questa settimana per tutti gli amici abbonati in omaggio il mio ebook Frullatoni risolutivi. Per gli abbonati che lo hanno già comprato scrivetemi una mail e vi manderò un altro titolo. Chiusa parentesi, torniamo agli spuntini al secondo punto dolente. Spesso mangiamo dolcetti zuccherati o snack salati che creano aria nella pancia, ritenzione idrica e squilibrano il metabolismo. Vostro onore, sono colpevole. Anche qui ci aiuta la Foodspring. Se avete fatto una colazione o un pasto nutriente con le proteine, dovreste tranquillamente arrivare sazi fino al pranzo o durante il pomeriggio non pensare continuamente al cibo. Se invece avete un vuoto, fatevi uno shake proteico a metà mattina o metà pomeriggio. Sazia, dà energia, è amico della massa magra, non gonfia la pancia e non fa ingrassare. I due nuovi gusti, cioccolato alla crema e yogurt ai frutti di bosco, soddisfano la voglia di dolce ma senza peccato. E sono anche super golosi. E questi sembrano proprio quei famosi biscottini che piacciono tanto. Le proteine Foodspring sono fatte solo con ingredienti sicuri di origine naturale e sono gli alleati perfetti della forma fisica e del benessere. Devono essere deliziose! Ma lo sconto? Usate il mio codice sconto Vignali, scritto in minuscolo YT maiuscolo, per avere il 15% di sconto per le vostre proteine e tutti gli altri prodotti Foodspring. Info e istruzioni in descrizione. Dal telefonino potete aprire queste informazioni cliccando sulla freccetta vicino al titolo del video.
Ora condividete questo video, sono tante le persone che possono trarre beneficio da questi consigli. Io ho fatto tutto il lavoro duro, cioè fare il video. A voi la faccio facile facile, basta cliccare su condividi. E vi dico di più, fate provare questi prodotti ai vostri amici, in casa o al lavoro. E se vi chiedono dove li avete conosciuti, fategli vedere i miei video dove spiego esattamente come usarli, che è la cosa più utile. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao! E vi dico di più, fate cioccolato alla crema.